Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e Marcolino e ben ritrovati nel canale e ben ritrovati finalmente Marco con i box, con questi mazzi tematici che io, Marco, ma quanto sono belli? Quanti ne devono uscire, quanti ne compreremo, quanto si allora, sentirà male? Allora, diciamola tutta, l'altra volta con il nostro Manu abbiamo iniziato ad aprire Regno Glaciale, abbiamo aperto i due kit pre-release che se ve li siete persi vi lascio qui sopra la testa di Marco. Poi, inoltre, volevo ricordarvi assolutamente che qui sotto in descrizione vi lasciamo i link per poter acquistare tutti questi prodotti a tema Pokémon. Ovviamente questi in giapponese non è facile trovarli, comunque tutto quello che possiamo lasciarvi lo trovate assolutamente qui sotto. Certo. Ma prima di iniziare questo video, noi come al solito vi invitiamo a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre, Marco, ci stiamo, ricordiamoci la possibilità di abbonarvi a Visio TV. Vi basterà cliccare qui sotto sul pulsante abbonati, avete diritto a una simpatica icona che vi apparirà quando lascerete un commento. Certo. E inoltre potete lasciare un messaggio che noi leggeremo in un video non appena possibile. Marcoli, io non vedo l'ora di aprirli. Mamma mia che roba. Peraltro il fatto che sono in giapponese non siamo riusciti a capire se ce ne sono due dentro. Speriamo che ce ne sono due. E negli altri ce n'erano sicuro due. C'è Gengar V e Inteleon V, quindi già. Lo siamo a posto. Ma non è. Andiamo a aprirli. Andiamo. Allora Marco, eccoci qua. Senti, io non me ne vorrei male, ma io voglio aprire Gengar. Come li apri tutte e due? A me fanno... Gengar è bello, ma Inteleon mi fa schifo. Allora, a me Gengar mi piace proprio tanto. Allora, taglierino professionistico. Perché poi mentre tu tagli e fai cose, gli diciamo a loro che noi stiamo facendo la collezione di tutti i V-Max. Tutti i V-Max. Però quelli che nella versione diventa Gigantamax. Gigantamax. Comunque qua dietro Marco c'è la card list che non si capisce né merita niente proprio. C'è solo alcune immagini delle card. Non lo so. Comunque qui c'è scritto due per, vedi, tante cose sono due per, poi però dobbiamo capire, vedi, potrebbe essere, vedi, V e V Max 2 e 2, quindi secondo me Marco ce ne sono 2 e 2, quindi è proprio il top del top. Perché comunque uno poi lo mettiamo nel raccoglitore e uno lo mangiamo. Allora apriamo il nostro Gengar buio, perché questo sarà un mazzo buio spettro. Allora Marco, vediamo un po' che ci sta, però sono proprio sempre belle queste cose in Giappone. Mamma mia! C'è pure la monetina che non ci aspettavamo di Gengar V-Max, una cosa spettacolare. In Giappone, quando si trasferiamo in Giappone? Infatti, ragazzi, in Giappone sono solo gioie. Meno male che adesso è facile alla fine farci arrivare le cose, perché... Sì, allora, guardate che spettacolo la monetina. No, vabbè, ha avuto 100 questa. Questa, sai, calcola, te la vuoi attaccare sulla camicia, fai quello che fa. Bellissima. Poi, che cosa ci abbiamo qua? Questo è il codicino, quello giapponese, che se qualcuno vuole, potrà farci qualcosa, eccolo qua. Senti dove c'è scritto. Poi ci abbiamo, Marco, i segnalini, che peraltro sono spessi, ti giuro, non si sa quanto. No, vabbè, era doppio, dai. Ok. Poi, questo immagino che sia il libretto del mazzo. Ah, non c'è il tabellone? No, credo che sia il regolamento, o comunque la guida al mazzo. No, non c'è il tabellone. Quello è sempre il tabellone. Comunque non ci interessa niente, o mi sbaglio. Ma noi vogliamo andare a vedere assolutamente... il mazzo. Allora dobbiamo aprirlo, Marco, no, piano di più, perché non voglio assolutamente rischiare di rovinare le carte. Allora, pronti? Marco, vado, cioè. Allora, vabbè, ma di che stiamo parlando? Scusami, vado, voglio sentire. Ehi! Bellissimo, super uvidino, e secondo me ce n'è un altro. E invece no! Ci abbiamo un V-Max e un V. Uno. È strano, perché questo c'era scritto 2-2. Comunque ci interessa poco, perché comunque noi ne collezioniamo uno, quindi siamo... Però ce n'è due... Non era male. Comunque Marco, ma pure sto Gengar V, ma quanto è bello. Molto bello. Tanto noi ci piace tutti e due. Bellissimo, secondo me ce n'è un altro di Gengar V. Sta facendo palla ombra, sapete? Penso che sia quello. Guarda che bello. Ti posso dire una cosa, Marco? Mi piace quasi più il V che il V-Max. Vabbè, il V-Max ovviamente è spettacolare, per carità, però guarda che sto arco. Gigantamax è troppo. Guarda gli occhi, Marco. Bellissimo. Bellissimo, ovviamente doppio V. Ce n'è uno. E basta. Oh, qua ci abbiamo un Crobat. Caro, ma... senti Marco, ma volevo dire pure una cosa. Allora, ci siamo tanto, diciamo, lamentati, o comunque abbiamo tanto parlato di quanto la versione italiana delle carte non si trova niente. Ma vogliamo parlare dei mazzi base? Cioè, i mazzi base italiani ti regalano una brillante e basta. Qua ci stanno a regalare 3 V finora e 2 V Max. Cioè, ma quanta roba in più c'è? In più? No, vabbè, Marco! Tutte quante colore. Sono tutte reverse! Cioè, guarda Ondum, che bello! I Veltal! No, vabbè, ma allora, c'è da dire una cosa. Quanto costa l'italiano? Marco, ma che ne so, costa una ventina d'euro, mi sa. Questo costava 50 questo costa euro. 50, sì, però ci stavano pure le spedizioni qui, ci abbiamo messo in mezzo. Ragazzi, è tutto brillante.
Raga, ogni video che facciamo diciamo comprate in Giappone. No, ma fermi tutti, ma che è The Winner Is? Ma Marco, guarda tutte le energie buio olografiche. No, vabbè. Non si sono regolati. No, vabbè, cioè, fermi tutti. Cioè, fuori controllo questa cosa. Guardate che roba. Marco, peraltro, noi abbiamo comprato i mazzi base pure dei Charizard V-Max. Venusaur V-Max e Blastoise V-Max non erano così. No, non c'era così. Non erano così. Clamorosissimo. Però c'erano due Charizard, Ale. No, Charizard uno solo. Erano Blastoise e Venusaur, c'erano due e due. Vabbè, io guarda, ti faccio la schiera dei Sbabam. Marco lì. Bellissimo, bravi. Allora, spostiamo questo per... Chissà che sorprese ci saranno qua dentro. Marco lì, taglierino entra in campo. E io col taglierino se sono un po' scemo. Marco, qua io ci saranno le energie blu brillanti che... Belle. A noi ci piacciono, punto. Mm. Allora. E qua c'è stata la monetina sua? Certo, ma ti posso dire una cosa. Speriamo a questo punto faranno pure Cinderace e quell'altro. Per il certo che lo fanno. Certo che lo fanno. E quanto lo prendiamo tipo subito? Tipo lo prendiamo subito. Sì. Pam! Dai, che spettacolo pure questa. I giapponesi. Vabbè. Ragazzi, da qui è inutile che vi facciamo vedere il resto. Vi tiro fuori solo sì, la monetina. Sì, vediamo sulla monetina. Vabbè, il codicino se qualcuno lo utilizza. Sì, qualcuno utilizza. Ve lo lasciamo. Non c'è niente. Monedina, ovviamente, ce l'andiamo a guardare. L'altro lo lascio così, ragazzi. Sì. È bellissimo, perché è poi bellissimo. Si vede proprio il suo... Sì, è lui sdraiato sopra. Però ti posso dire una cosa? A me questa con riflessi... Vedi come so? È tipo... Sì, geometrici. Sì, geometrici. Mi piace un po' di più. Questa invece c'ha le righette tipo ondulate. La sinusoide. Comunque so... Porca sostanza, ragazzi. Qua c'è gente che ha studiato. Sì, apriamo questo e siamo molto attenti. Con manica fatta qua. No, si apre da qua, Marco. C'è l'apertura... Facilitata. Vai. Ma poi tu ti immagini, ti ricordi quando iniziamo a giocare noi a Pokémon? Sì. Pensa che ti davano il primo mazzo con cui iniziavi no, tutto beh, così foil. Ma è assurdo. Perché vabbè. Veramente qua ti puoi divertire. Guarda la roba che c'hai dentro. Cioè, questo è proprio... Marco, per me è più bello dei Gengar. Che ti devo dire? È fatto veramente guarda bene. Guarda il getto d'acqua. Sai che a me... A me sti colori purtroppo... Cioè, ti piacciono tanto? Ma che mi fanno sentire male, quindi... Poi mi sembra che hanno aumentato la ruvidità. C'è parecchio ruvido, bello proprio. Guarda comunque. Pure il V, Marco, dai, ma che vedi a ste carte? Ma sono bellissime, guarda l'acqua. Vabbè, comunque diciamo una cosa, Pokémon a livello di artwork, abbiamo sempre detto, sono proprio tra i più bravi in assoluto. Questa Magic pure che gli dividi. Chi ci sarà qui? Chi ci sarà qui? Un altro Crobat, quindi abbiamo due Crobat lì. Tutto è pari il patto. Sì. E ci abbiamo due Inteleon V, due Inteleon V Max e un altro Crobat lì che... Ci sta, ti devo dire la verità, quei due mazzi ti sei fatti, cioè noi abbiamo preso tutti e due. Hai fatto due per di tutto praticamente. Due per di tutto. E va bene, ci mettiamo dietro pure tutta sta bella roba. Vediamo un po' cosa c'è. Olè. Vai, vediamo un po' i brillanti. Io ho visto subito l'Apras selvatico. Che fai, non te lo vedi? Sì. Questo è il povero Remorant. Carino. Il problema di queste brillanti, Ale, è che non si vede bene in campo. Questo è comunque Octillery. Octillery, sì. Giustamente, riduzione del Remorant. Questo è Carvagna. Sì. Evviva la Carvagna. Questo non mi ricordo proprio, sono sincero. Non lo so, non fa niente. Lui è... Me lo so appena scordato. Aulusha, lui è Aulusha. Quindi Velox Ball, Profumino. Questo è uguale, è identico a quello che abbiamo aperto prima. Però? No, questi allenatori sono diversi, secondo me. Sì, questo è Rengeku. Rengeki. Sì. Sì, è diverso. Oh. Comunque belle proprio. Questa era uguale. Lei pure c'era, l'ho vista, sì, me la ricordo. Mary questa si chiama. E la torre blu. E ovviamente ci sono le energie blu, quelle altre erano buio. Molto guarda bello. Che belle le energie acqua, Marco. Tiè, chiedete questo splendore, raga. Questo video è... il brillantino, tiè, guarda che roba. Guarda che roba. Spettacolare. Ragazzi. Vabbè, raga, c'è sta poco il da il Giappone. Dire. C'è poco da dire. Bellissimo. E dunque, cari ragazzi, belli. Bellissimi. Anche per questo video è davvero tutto. Noi come al solito vi invitiamo ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Vivi, ma super viso con la lingua di fuori. Esatto. Noi vi diamo appuntamento prossimamente perché come sapete ci sta per raggiungere il nostro mano. Dobbiamo aprire ben tre box, due del... Mamma mia, questa Evolution. Ci stanno i Eevee, in più il box Calyrex spettrale e Calyrex glaciale. Quindi ragazzi, dobbiamo aprire un sacco di cose. Mi raccomando, sempre sintonizzati.
qui da Visio e da Marco è davvero tutto. Noi vi mandiamo un grosso saluto. Ciao ciao. Ciao, ciao.